Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Oggi siamo qui, visto che bisogna meritarle le cose, siamo qui a trattare questo decreto, il decreto Salva Roma. Un decreto per salvare una città che grazie al turismo, all'apparato dello Stato, al terziario, dovrebbe essere quella che ha meno bisogno di tutte le altre di essere salvata. 115 milioni di euro per i debiti di Roma Capitale, che si aggiungono ai 12 miliardi pregressi e ai 4 miliardi nuovi. Non lo dice il senatore Centinaio, ma lo dice la nota di lettura di questo provvedimento a pagina 4. 16 miliardi di euro. Decreto Salva Roma, ammazza Italia. Ancora una volta i soliti noti, cioè noi, paghiamo e loro ridono. Grazie. Un governo decente dovrebbe premiare gli amministratori che gestiscono bene i soldi pubblici, perché sono soldi di tutti i cittadini. Noi abbiamo presentato, faccio questo esempio, un emendamento che dava 10 milioni, non miliardi, 10 milioni contro i 4 solo a Roma, 10 milioni da distribuire ai comuni virtuosi, a quei comuni che non avevano aumentato le aliquote dell'IMU. La risposta? Non ci sono soldi. Come ben sapete, in questo paese ci sono circa 8.000 comuni, 8.000 municipi dove ogni giorno sindaci, assessori, consiglieri comunali si impegnano e dedicano gran parte della loro vita a svolgere una funzione pubblica oggi più che mai gravosa e sempre più carica di amarezze. Oggi, continui tagli, pochi soldi, grandi responsabilità e, signor Presidente, tante brutte figure con i propri cittadini. Signor Presidente, ci siamo anche chiesti come gruppo se in questo Paese esistono comuni e comuni, comuni di un certo tipo piuttosto che altri. E la risposta è stata sì, direi proprio di sì. Ad amministrazioni virtuose ed efficaci, infatti, se ne alternano altre dove, in barba alle norme vigenti, con sotterfugi ed inganni si assumono amici, amici degli amici, si sperperano risorse, mai le loro, sempre quelle pubbliche, e si affidano lavori pubblici ai soliti noti. Mi sembra proprio vero che per salvarne uno di comuni bisogna ucciderne 8.000. Grazie. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.